Allora ragazzi, ciao, siamo qui in Inghilterra, in un posto si chiama Peace Lake, Lasari Hills. For food, post ride. Thank you, and I like it too. Allora, ce l'ho una cosa interessante oggi, è due biciclette elettriche, un confronto. Questa è l'ultimissima generazione di e-bike, di Nuke Proof, con marce automatici, motore con 95 Nm di coppia. Invece qua abbiamo la prima bici elettrica disponibile come un mountain bike di Cube. Questa è di 2013-2012 con un motore Bosch, la prima generazione di motore Bosch, con una batteria di 500 watt. In quell'anno era proprio il top di gamma, o quasi top di gamma, di questo tipo di bici elettrica. È praticamente un bici mountain bike trail più un motore di 80 o 75 Nm, una trasmissione con corona di 14 qua, questo è molto piccolo perché questo gira due volte più confronto il nuovo motore. Ovviamente hai un pacco pignone molto più piccolo. Questo è un derailleur di XT Shimano, la vecchia generazione. Le ruote sono 27,5, anteriore, posteriore. Questo viene con 140 mm di sospensione, anteriore e posteriore. Questo anche c'è un vecchio sistema di Manitou. I freni hanno dischi di 180 con freni sono Shimano, ma interessantemente questi freni sono anche disponibili ancora oggi. Il prezzo di queste bici, quello di top di gamma, era 5.600 euro. Questo è venuto in giro di 4.800-4.600 euro. Se questo è stato usato molto, infatti è stato usato dalla mia mamma per 10 anni, e queste hanno avuto bisogno di cambiare il motore una volta, dove hanno speso 700 euro, anche hanno cambiato le batterie una volta, dove ho speso 600 euro. A parte questi cambiamenti qui, la bici è originale. Adesso guardiamo la Nuke Proof un po' più vicino. Questa è una bici elettrica altissima tecnologia. È un telaio full carbon con batteria integrato di 720 watt con un motore SRAM. La batteria anche è SRAM. La sospensione è RockShox, anteriore e posteriore. Questo è la Zeb Ultimate e questo è il Vivid Ultimate. 170 mm di scossione anteriore posteriore. Questi sono il top di gamma come sospensione. Proprio montato come 100% wireless. Questo comando fa controllo della reggisella idraulico, wireless. Poi anche hai in marcia wireless per il sistema di trasmissione sulla destra. La trasmissione è automatico. Automatico in discesa, anche in salita. Questo è il T-Type. Hai una catena proprio apposta per questo sistema, è molto robusto. Il cambio qui sulla destra, poi spingiamo il pulsante, auto shift è attivo. Prezzo di queste bici, molto importante, siamo in giro di 11.000 euro o 10.999 euro. La cosa interessante tra queste due bici è che questa al prezzo di lancio è doppio. Adesso andiamo a pedalare tutte e due bici sullo stesso sentiero. L'idea e di fare un confronto proprio a capire se il bici e la tecnologia è cambiato, se l'esperienza è migliorata, anche se il costo delle nuove tecnologie è valida. Allora ragazzi, sono in sella, prima la Cube, questa è la 2013, non è molta differenza tra la potenza prima di oggi, ma l'unica cosa lo sento subito che il sistema è diverso, cioè non ha la corona grande, ha una corona piccola. La bici ha una geometria proprio più cross country che enduro. I freni funzionano bene, il cambio anche funziona bene. First one. I'm gonna die. Wow, that was quick. What's this jump? Don't look. Allora ragazzi. Non posso andare veloce su questo. Oh my god. Ho la paura. Wow. Che perfezione. I bici invece. È divertente, ma sono un po' al limite, diciamo. Oh, oh, oh.
Ho proprio la paura. That's crazy. Quell'ultimo pezzo proprio mi fa paura. Ma guarda, sulla salita è diverso. Guarda, sono... Ok, turbo. Sì, funziona, ma non ho le marce come quelle bici elettriche nuove. Notate che la batteria rimbalza un po', ma queste bici non senti lisce. Velocità del cambio è molto buona con questa, super veloce. Più veloce confronto a quello elettrico. Adesso sono con la Nuke Proof. Prima cosa, posizione di salita, senti quasi come sei in la stessa posizione come discesa. Oltrepassare gli ostacoli in un modo proprio più velocemente. Poi il motore è più liscio, si sente anche il software proprio diverso, la potenza è più costante. Perché non hanno fatto così 10 anni fa? C'è un mio amico davanti che sta pedalando Cube, ma it's not bad. Ah, ragazzi, con l'altro shift non sono abituato, perché onestamente questo è l'unico test bike in Europa che è disponibile con l'altro shift. Stiamo tornando adesso all'inizio del sentiero per la discesa. Il mio amico vuole lasciarmi indietro con quella bici. Wow, questa è più veloce, anche se più grande, più stabile, più comodo. Oh, molto più veloce. Wow, che differenza, che differenza. No, this is incredible. Questa è incredibile, che bellissima bici. Sono toccando le marce. Ok, questo anche è ripido, ma va bene. Wow, prima impressione dopo la seconda terza discesa, diciamo, su questo Nuke Proof. Non si sente molto differenza nella tua posizione in salita o in discesa. Il corpo rimane quasi uguale, è sinceramente molto più lungo. Il cambio elettronico è un'altra cosa, proprio un grosso differenza. Ma non è che sono divertendo di più su questo confronto a quello. Alla fine il divertimento è uguale, sono in sella, sto divertendo. Allora ragazzi, adesso facciamo un piccolo gara in salita. Lui mi dice che sì, lo posso io fare più veloce di te in salita. Vediamo. Sto utilizzando automatico pieno. Questo è l'inizio della salita. Io provo di stare attaccato. Lui rimane seduto. È proprio wow. Lui sta prendendo metri su di me. Sto andando veloce, ma lui è avanti. Ha già preso più metri. Wow, come mai? Ah. Ragazzi, hai visto? Lui ha preso quasi 20 metri di me. Sono tornato sulla Cube per capire la velocità. Se è vero, in salita è più veloce. That one seems a bit more following the effort of the rider, maybe. Keep up, Alan. No problem. Una discesa proprio per capire se lui può mantenere la stessa velocità come me, e come vedi è possibile. Allora ragazzi, guarda, c'è un po' di sole anche in Inghilterra, questo è importante anche in inverno. Cos'è la conclusione di questa prova, diciamo, di differenza di 10 anni di produzione di due diverse bici elettriche? La differenza non è in i componenti. Sì, è vero, questa bici Nuke Proof è più nuovo, ha un sistema più efficace, più robusti, più lisce, ma allo stesso momento ho avuto lo stesso divertimento su tutte e due bici elettriche. La differenza veramente è la geometria. Un'altra cosa, il prezzo finale di tutte e due bici. Abbiamo divertito doppio con questo, confronto questo, con un prezzo finale doppio? Secondo me no. È proprio veloce che ho oltrepassato un ragazzo su una Turbo Levo SL in salita, anche se 10 anni vecchio. Grazie ragazzi, non dimenticavati di seguire il canale, fai un bel like e scrivi un commento sotto. Grazie e ciao!